Questo emendamento l'abbiamo voluto fare perché voglio ricordare all'Aula che mentre qui si discute soprattutto quegli interventi del centro-sinistra che abbiamo sentito anche molto critici, voglio ricordare che invece al Parlamento proprio il centro-destra ha approvato, cioè il centrosinistra, scusate, ha portato tramite il governo con un decreto legge firmato Gentiloni, Padoan, Del Rio una modifica proprio alla norma sugli stadi che appunto prevede che le cubature intorno allo stadio possono anche essere residenziali. Ed è per questo che noi invece vogliamo mettere un paletto già da subito in questa deliberazione, proprio perché vogliamo far sì che sia messo nero su bianco che le cubature chiaramente non debbano essere in un futuro d'uso residenziale. Questo lo dico perché, anche se è prevista appunto in quel decreto legge, che tra l'altro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, e come sappiamo i decreti legge hanno 60 giorni di vigenza fin quando non diventano appunto, non vengono poi cambiati in legge, noi questo l'abbiamo voluto dire proprio perché rimane fermo, ed è questa una nota esplicativa del Ministero, che rimane fermo che saranno comunque i comuni ad avere la facoltà di adottare la variante urbanistica che appunto farebbe cambiare la destinazione d'uso da non residenziali a residenziali. Quindi noi abbiamo voluto anticipare quel momento per essere così chiari che ciò che è previsto nelle cubature, nelle costruzioni di quel che rimane del Business Park in un futuro non potrà avere appunto destinazione residenziale. Grazie. A lei consigliera, passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. Non ci sono interventi in dichiarazione di voto.